Ehi, ciao coniglio, ciao! E adesso lasciami entrare nel favoloso mondo delle meraviglie. Ben arrivati a tutti quanti. Buongiorno. Beh, la conoscete tutti la storia, spero, quella di Alice, il favoloso mondo delle meraviglie, dello stregatto, dei palmipedi, del cappellaio matto, del bianconiglio che l'avete visto e di Alice naturalmente. Beh, io non sono qua oggi per sorprendervi o stupirvi con incantesimi e magie che non mi appartengono affatto, ma semplicemente per raccontarvi la mia storia, che molto è vicina a quella di Alice e al tempo delle fiabe. E per iniziare mi piacerebbe, intanto così ancora per rendervi più partecipi, farvi entrare proprio in questo mondo, mi piacerebbe un'alzata di mano, visto che avete visto questo video, e capire tra i presenti in sala chi si riconosce quotidianamente in Alice e chi nel coniglio bianco. Vediamo quanti conigli bianchi ci sono? Abbastanza. E quante Alice? Poche Alice, eh? Poche Alice presenti in sala. Vabbè, dai, anche il coniglio bianco ha il suo perché. Dunque, Alice perché? Le fiabe perché? Perché potrei dirvi che io, come Alice, sono affetta da sempre, sin da bambina, da quella malattia incurabile, che è quella di sognare ad occhi aperti. E da sempre. E questo sognare ad occhi aperti nel tempo mi ha portato poi a scelte radicali, molto importanti, come quella di un anno fa di licenziarmi, mollare un lavoro sicuro, un lavoro in un'azienda strutturata, avevo un favoloso contratto di lavoro a tempo indeterminato, che oggi dà molta sicurezza. E per dirla tutta stavo anche molto bene in questo posto di lavoro, ma non era più il mio mondo, non era più il mio mondo favoloso che sognavo da sempre. Quindi questo sognare continuo sin da bambina mi ha portato nel tempo a prendere questa scelta radicale un anno fa. E per che cosa? Per realizzare il mio sogno più grande, che è quello dopo di essere diventata madre, perché sono diventata mamma quasi 8 anni fa, che era quello di aprire un centro polifunzionale, che io definisco il centro polifunzionale delle meraviglie, perché questo è a tutti gli effetti. Centro polifunzionale che cosa si intende? Perché oggi quando lo racconto ancora vedo che la gente fa una faccia un po' strana. Centro polifunzionale è un luogo di lavoro in primis, che mette insieme le persone per farle lavorare, mette insieme più progettualità, mette insieme adulti, bambini, mette insieme mondo profit e no profit, mette insieme i sogni, crea contatti, perché la vita è fatta di incontri, di contatti tra le persone, anche con le cose. E questo toccarsi alle volte è così magico, è così fantastico, che è come un toccarsi fra stelle e succedono scintille, veramente, è così. Nel mio spazio polifunzionale, che cosa succede? Ogni giorno è stupore e meraviglia allo stato puro. E tutto questo avviene sicuramente perché gli spazi, e quindi non solo le persone e le idee, sono veramente perfetti. Sono spazi che da tempo non aspettavano che questo, perché il tutto avviene in una casa e io da sempre sognavo di fare quello che sto facendo in una casa e ho avuto la grandissima fortuna di trovare una casa perfetta che proprio si adatta perfettamente a tutto quello che avevo in testa. È una casa che è con la C maiuscola ed è bellezza ovunque si guardi. Non lo dico io, lo dico nei testi, perché questa casa è su tutti i testi di architettura, è stata costruita nell'immediato dopoguerra da un grandissimo architetto friulano, Angelo Masieri, nel 49, terminata nel 51, quando ancora in Udine intorno c'erano le macerie della guerra. Questa casa per tanti anni è stata la casa d'abitazione di una famiglia e poi nel tempo le cose sono cambiate, le situazioni sono cambiate,
Ma questa casa da circa 3 anni era disabitata. E io per puro caso, il favoloso caso, che a volte no, succede, ho avuto la fortuna di incontrare questa casa, o lei ha incontrato me, non so, ci siamo proprio incontrati nel momento giusto, perché poi le cose accadono quando devono avvenire. Ed è stupore e meraviglia dove ovunque si guardi. Io vi farò vedere qualche immagine, ma credetemi, le immagini non rendono la bellezza di questo luogo. Che cosa consente? Consente che le persone arrivino, vengano per lavorare, liberi professionisti di diverso genere, oppure vengano per stare insieme semplicemente fra le persone, adulti e bambini insieme, o vengono semplicemente perché facciamo delle proposte di dei percorsi di crescita e percorsi di benessere per far star bene le persone, perché le persone hanno bisogno di stare bene, e in un luogo di bellezza tutto questo è ancora più semplice. E quindi abbiamo una cucina, come tutte le case, che è un po' il cuore della casa, dove quando vogliamo possiamo accomodarci, prepararci da mangiare, farci un caffè e stare insieme. E fuori poi è uno splendore anche fuori, quindi c'è tanto verde, ci sono alberi che hanno oltre 60 anni e raccontano anche solo loro chissà quante cose, no? A volerli anche solo guardare. E quindi è veramente così, è proprio stupore e meraviglia ovunque si guardi, tutto questo agevola tantissimo lo stare bene fra le persone, che era quello che io desideravo da sempre, creare un contenitore per far star bene le persone, per farle lavorare bene in armonia. Ed è così, noi lì ogni giorno stiamo bene insieme, fra le persone, fra di noi, coesi, uniti, tutti con questa convinzione che lo stare insieme è la differenza, fa la differenza. Ecco, questa foto poi la lascio un attimo di sfondo perché è significativa anche di una scelta che ho voluto affrontare in questa casa e che già vi dà l'input di che cosa significa stare in questa casa e della concezione del tempo che c'è in questa casa, che è un luogo di lavoro. Noi stiamo in ciabatte o a piedi scalzi, è la prima regoletta quando si entra in casa. E questo non solo per un rispetto del luogo e per una regola igienica, perché insomma non serve che vi spieghi io tutto quello che portiamo sotto le scarpe, no? Ma fondamentalmente perché? Perché è il primo proprio segnale che qua dentro, in questo luogo di lavoro, lo spazio, il tempo si dilata talmente tanto, e questo viene consentito anche dal semplice gesto di togliersi le scarpe, che il tempo proprio si dilata. Non ci si rende conto di quanto tempo stia passando effettivamente. Immagino che tutti voi stasera, quando arriverete a casa, la prima cosa che farete, vi toglierete le scarpe. Chissà quanti tra i presenti in sala non vedono già l'ora di farlo. Perché, insomma, tenere il piede costretto in queste scarpe non è poi così piacevole. Quindi immaginate in un ambiente di lavoro. Dovrebbe provare magari qualche azienda, perché certo non in tutti gli ambienti di lavoro questo è possibile, però in molti sì. È un'educazione che si può acquisire in primis a casa e poi nel proprio ambiente di lavoro. È una scelta. Così come ho scelto, proprio perché le fiabe da sempre appartengono al mio nutrimento personale, di avere all'interno di questa casa immagini che appartengono al mondo delle fiabe, appartengono al mondo delle illustrazioni, dei racconti, e sono immagini che comunicano molto più di tante belle parole. Questa in primis è un'immagine che è all'interno della casa e che comunica proprio quello che vogliamo portare in questo spazio di lavoro come concetto fondamentale, perché la gente che viene in questo spazio di lavoro arriva per prendersi del tempo e per prendersi cura di sé, sia che sia per lavorare in un ambiente estremamente piacevole, sia che sia semplicemente per staccare la spina. Vengo lì perché ho bisogno di staccare la spina e di arrivare in questa piccola oasi di pace che è proprio nel cuore di Udine.
E quindi questa immagine che porta proprio la mano verso il cuore è quello che stiamo facendo nel concreto, dopo anni e anni e anni di tanto fantasticare, tanto sognare, 6 anni per l'esattezza, e anch'io come Alice vi posso garantire che mi sono sentita e mi sono trovata come lei, confusa, a non saper dove andare, che strada pigliare. E soprattutto mi sono trovata anch'io come Alice molte volte a piangere. A piangere perché, fondamentalmente? Perché mi ostinavo a voler far capire alle persone quello che io avevo in testa. E far capire alle persone un progetto così complesso non è molto semplice, soprattutto quando questo progetto è solo ancora nella mia testa, era ancora nella mia testa, e non è ancora tangibile, non lo si può vedere. E mi arrabbiavo da morire. E mi sono fatta tanti pianti fino a quando ho detto basta, basta innervosirmi, basta tutto questo voler per forza far capire agli altri quello che è nella mia testa. Quindi cosa ci vuole? Ci vuole un cambiamento, e questo cambiamento può avvenire solo dopo un periodo di calma, un periodo di silenzio, nel quale si è, perlomeno io ho compreso che il mio mondo favoloso, che era quello delle fiabe, si può concretamente portare poi nella vita reale. E questa immagine, che è l'immagine che c'è all'ingresso della casa, è l'immagine che meglio proprio trasmette questo concetto, e che molto rimanda anche al mondo di Alice, dove tutto è sottosopra, no? È allo specchio, dove la logica è l'analogica, dove l'adulto e il bambino, l'alto e il basso, il piccolo e il grande, si contrappongono ma anche si corrispondono. Questo è possibile realizzarlo concretamente. Bisogna volerlo, bisogna cominciare a guardare il mondo con occhi diversi, da una prospettiva diversa, come comunica chiaramente questa immagine. In primis volerle. Questa immagine stava sotto un bellissimo calendario con una frase famosa di Churchill che dice non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Questa frase mi ha inseguita per mesi prima di affrontare questo cambiamento, fino a che poi ho detto è arrivato il momento. Silvia, sei pronta? Sei pronta? E tutto questo essere pronta parte da che cosa però? Parte da una scelta che avviene ancora a monte. Parte da una scelta che è stata ancora tanti anni fa. Si sceglie che cosa si vuole fare nella vita, che ruolo si vuole avere nella vita, ma soprattutto si sceglie se ci si vuole stupirsi. Sì. Io ho scelto che voglio essere al mondo per stupirmi. Ma perché ho scelto questo? Perché mi sono accorta negli anni che c'è motivo di stupirsi ogni giorno. Ogni giorno, se sappiamo guardare il mondo con gli occhi del mondo favoloso che ci educano le fiabe, i racconti, i cartoni animati. Io sono nata e cresciuta con le fiabe e con i racconti, e questo mi hanno insegnato. Ancora mi nutro di fiabe, di racconti e di cartoni animati, e questo mi insegnano che ci si può stupire, meravigliare ogni giorno, perché l'immedesimarsi poi nell'eroe, nella principessa, chi di noi non l'ha mai fatto da bambini? Non posso credere che nessuno di voi non l'abbia mai fatto, leggendo o ascoltando un racconto. L'immedesimarsi in un ruolo fantastico e favoloso aiuta, agevola la vita e ci fa affrontare le cose in un modo molto più semplice, che è quello che appartiene al mondo delle fiabe, al tempo delle fiabe, ma poi lo si può portare anche alla vita di tutti i giorni. Le fiabe dovremmo riprenderle in mano un po' tutti da adulti, e quindi non solo educare i bambini. È molto semplice con i bambini, è molto più diretto. Noi da adulti dovremmo riprenderci in mano le fiabe o guardare più cartoni animati, perché le fiabe e i cartoni hanno molto da trasmetterci. Tutto questo sicuramente è una parte che comunque credo sia un po' innata in me da sempre,
e quindi tutto questo essere in me, innato, questo mondo, questo sentire di appartenere sì al mondo reale, ma anche a qualche cosa di favoloso che non è tangibile, sicuramente in me era innato, e questo essere innato poi non lascia spazio indugi, quindi quando giunge il momento è il momento di agire. Vorrei dirvi anche questo, che il sognare ad occhi aperti non significa essere fuori dal mondo, lo risottolineo, anche se io mi sono sentita dire per molti anni, spesso e volentieri, ma cosa fa questa, ma è pazza, ma che idea ha in testa, ma chi lo fa fare? Più e più volte me lo sono sentita dire, e d'accordo, ok, ho lasciato correre, ho smesso di continuare a sentire, fermarmi a questo sentire, a queste voci, e ho pensato semplicemente di seguire quello che era dentro di me, quello che mi diceva l'istinto. Silvia, il tuo mondo è quello, cerca di realizzarlo, di portarlo nel concreto, e così ho fatto. Ho realizzato un luogo dove appunto le persone, adulti e bambini, si incontrano, creiamo progetti, creiamo proposte di crescita, di benessere. E le persone stanno bene, stanno talmente bene che veramente vi garantisco il tempo passa, ma non ci si rende conto di quanto tempo effettivamente stia passando. E poi fondamentalmente perché no? Perché non farlo? Perché non creare qualche cosa di bello che fa star bene le persone? Un sì quando è sì risponde sì ad un altro sì, ed è stato così. E questo parte ancora da un cammino mio personale che poi porto dentro questo insieme, questo spazio di insieme, che è iniziato 10 anni fa quando sono partita per il Giappone per un'esperienza di volontariato, conosciuta per caso, perché casualmente ho conosciuto il Servizio Civile Internazionale. E questo paese da sempre mi chiamava, perché poi succede anche così, le cose ti chiamano e poi bisogna effettivamente seguirle. E così ho fatto, sono partita per questo paese che da anni mi chiamava, ma non volevo andare in questo paese come una classica turista e soprattutto anche non potevo permettermelo, perché è un paese alquanto impegnativo, e quindi ho detto parto. E molte persone, mia madre compresa, dicevano e pensavano: Dio, questa non torna più, questa rimane là. E invece no, sono partita, ho fatto questa bellissima esperienza di volontariato e sono tornata con proprio quello di cui avevo bisogno, che era il motore per tornare a fare, agire qua, nel mio paese. E quel paese cosa mi ha insegnato? Fondamentalmente mi ha insegnato una cosa bellissima, che è il senso di gratitudine. Devo ringraziare perché sono una persona estremamente fortunata. Fortunata perché ho ricevuto tanto e in primis ho avuto sempre la possibilità di scegliere. Di scegliere quello che volevo fare, che è una grandissima libertà. Di scegliere che esperienza fare, di scegliere che lavoro fare. E questa libertà sicuramente non è da tutti, è una libertà che comunque anche ci si conquista, e ci si conquista anche con lacrime e con qualche porta chiusa in faccia, più d'una. È una libertà che poi nel tempo comunque, una volta diventata madre, ahimè, devo dire, ho sentito meno, perché a quel tempo sono diventata madre ed ero libera professionista. Ed essere madre e libera professionista insieme non è poi una passeggiata. Io sono anche stata fortunata perché avevo 2 nonne favolose, le ho ancora, e che quindi mi potevano garantire un supporto che non tutti obiettivamente hanno. Però vi garantisco che lasciare il proprio figlio a 3 mesi per dover tornare a lavorare, perché così è stato, non è stata cosa semplice. Quindi c'era poco da lasciarsi incantare dallo sguardo del proprio bambino. Non c'era tempo. E dentro di me è cominciato proprio in quel momento, credo, a nascere questo desiderio di creare un qualche cosa di diverso a livello lavorativo, dove si potesse coniugare
il tempo famiglia, le necessità che una famiglia ha, un neogenitore ha, con un bambino soprattutto piccolo, con una dimensione lavorativa che consenta di vivere insieme al proprio figlio. E questo è possibile. Quindi in questo spazio di lavoro che ho creato è possibile lavorare e contemporaneamente, per chi vuole, avere il proprio figlio in età di nido a pochi passi dal proprio ufficio, con un'educatrice, in uno spazio in tutta sicurezza, a misura di bambino. E quindi lavorare serenamente con i tempi e la voglia di maternità è possibile. Questo dovrebbe essere più possibile in più realtà, in più aziende. E fondamentalmente questo è stato perché? Perché c'è sempre stato un pensiero in me, costruito nel tempo, dalle esperienze di volontariato, perché poi ho anche aperto un'associazione di volontariato e per 10 anni ci siamo occupati di progetti di sostegno alla genitorialità e all'infanzia. Adesso questa associazione cresce e si sviluppa ogni giorno dentro lo spazio di lavoro che ho creato, perché credo fondamentalmente che il mondo profit e il mondo no profit debbano stare insieme per creare sviluppo e progettualità nuove, perché se diffondiamo cose belle, il mondo si occupa di portare cose ancora migliori, ed è proprio così, nella mia vita è sempre stato così. Ho diffuso e ho creato tantissime belle cose di cui la gente ancora oggi mi ringrazia, ma me ne sono arrivate sempre molte di più, per questo che io devo dire grazie ogni giorno, e lo dico effettivamente. Dico grazie per tutto quello che ho ricevuto, grazie per le possibilità che mi stanno arrivando e per le persone che sono insieme con me, che credono in questo modo di stare insieme, perché questo è possibile. Quindi questo spazio di insieme può venire da un sogno che è insito, basta che uno di voi sogni, come ho fatto io, che si ispiri guardando il cielo, guardando la luna, che poi però torni nel proprio silenzio a guardare la terra, perché i sogni si possono realizzare. Quindi mi auguro veramente di avere anche solo un po' contagiato qualcuno di voi, e che magari, chi lo sa, nei prossimi giorni o nei prossimi mesi qualcuno di voi possa veramente concretizzare i propri sogni, come ho fatto io. E, grazie per avermi ascoltato, abbiate cura dei vostri sogni, prendetevi il tempo, perché i sogni hanno bisogno di tempo per essere poi realizzati. Grazie.